Sì, eccomi signora, ci sono. Oh, beve. Ottimo. Ma non sta mica dicendo sul serio. Guardi che questo è un commissariato, non un asilo nido. Beve. Hai riattaccato. Niente? Tutte le case famiglia sono stracolme e non sanno dove sistemare il bambino. La bambina, Monterosso, è una femmina. Come una bambina? Come ha fatto a saperlo? Ti devo fare il disegno. Un cinese? No, il cinese, ti prego, no. Ristorantino tipico messicano. Un po' pesante, no? Una lasagnetta. Bizzarri, ti prego, Pietà. Come sta la bambina? Una meraviglia. Senti, perché non mi dai una mano? Guarda, ti ringrazio, ma io devo andare. Comunque siete carini, eh? Vi vedo bene insieme. Certo, saluta la strega cattiva. Principe Azzurro, guarda che devi farle fare il routine. Il routine? Che facciamo adesso? Il routine. Senti, Monterosso, ma tu non conoscevi quell'esperto di tratta dei minori? Certo, Fabio Gennaro, adesso lo rintraccio. Comunque io intendevo, che facciamo adesso con la bambina? Che ne so, che cosa facciamo? Ti vedo bene. Sembrano padre e figlia. Sentite, facciamo meno gli spiritosi, e vediamo di arrivare a una conclusione. Che notizia hai del furgone? Sì, appartiene ad una ditta di spedizione che si chiama International Shipping. Ho visto anche l'indirizzo, non lontano da qui. Ok, va bene. Allora prendi una pattuglia e vala a trovare. E cerca di capire a chi dovevano consegnare il carico. Poi ci occuperemo del tizio che è scappato con la macchina. Vabbè, e lei che fa adesso? Vabbè, io vado. Bizzarri? Vengo subito. E io che faccio adesso? Prendo un libretto di istruzioni. Rex? Cucù. Va. Ecco qui. E va. Beh, e allora? No, è per far giocare... secondo lei è meglio questo o questo? Ma che bel bambino, è suo? No, cioè, sì, no, è che è una bambina, non un bambino. Che bella, come si chiama? Non lo so. Non lo sa. Prendo questo. Andiamo, Rex. Rex, quanti ci metti? Pure tu. Va bene, te lo prendo, va bene. Dai. Molla l'osso almeno. Rex, fammelo mettere sul carrello. Anche questo prende? Sì, lei ci tiene. Sono 247 euro e 15 centesimi. Quanto? Rex, hai degli spicci? Certo, figurati. Gatto fa miau miau e Rex come fa? Bau bau. Ragazzi, ma questa bambina è un angelo. Se volete posso tenerla ancora un po', eh? Allora, bene, visto che abbiamo tutto l'occorrente qui, possiamo cambiarla, eh? Rex, mi dai una zampa? Quale Rex? Che mano si tengono così i bambini? Andiamo, dia qui, ci penso io. Ecco, che bella lei, Bizzarri? Riprendi, dai. No, è che ti fa caldo e si suda. Io vado in prefettura. È proprio sicuro, sì. Libera domenica, c'è il derby, Roma-Lazio. Dobbiamo organizzare l'ordine pubblico. Sì, no, pertanto io devo andare sul luogo dove hanno ritrovato Bartoli perché devo vederci chiaro. Andiamo, Rex, andiamo. Forza. Io devo finire la richiesta per il magistrato. E tu, eh? E io che? No, adesso qua stiamo esagerando. Ma io ti nomino sul campo vaglio ufficiale del distretto. Fantastico. Ma a una condizione. Quale? Tre biglietti per il derby. Tribuna d'onore. I miei nipoti. Affare fatto. Sei tutta tua. Con permesso. Bizzarro. Ma tu non ce l'hai mai avuto i nipoti? Lascia stare. Buongiorno a tutti. Oh, Bizzarri. Allora, è sopravvissuta la bambina senza di me? No, lei è in piena forma, ma tu scusa, Tutankhamon, non dovresti essere in malattia. Sono venuto a riscuotere. E quindi i nipoti sarebbero tre? Tifosissimi. Vabbè.
Lo pensi anche tu, eh? Mm. Eh sì, ragazzi, la bambina si è bagnata. Anche Monterosso si è bagnato. E infatti io mi devo... Che mi aiuta a cambiarla? Pannolini! Fabio, permetti, è nel mio ufficio. Certo, dottore. Allora? Chi ci aiuta a cambiarci? Monterosso? Chi ci aiuta? Oh!